siete? Una mappatura dei sistemi di videosorveglianza è quanto chiede la procura alle amministrazioni locali per garantire maggiore sicurezza. Sì, questa è veramente un'esigenza fondamentale. Non vogliamo costituire un grande fratello nelle mani dell'autorità giudiziaria, ma se vi sono questi strumenti di videosorveglianza posti in essere da privati o da enti pubblici, è giusto che l'autorità giudiziaria ne sia preventivamente a conoscenza per acquisire elementi, per perseguire reati già commessi o per essere pronta per scoprire i reati futuri. E quindi proprio stamattina, diciamo, formalizzando una richiesta che io più volte ho rivolto alle forze di polizia, ho chiesto, insieme con il procuratore aggiunto delegato per le indagini sui reati predatori, a tutte le forze di polizia di realizzare finalmente, mi permetto di dire, una mappatura completa e aggiornata di tutti gli impianti di videosorveglianza esistenti e, aggiungo, funzionanti nel territorio. E poi comprendere anche le cause, perché taluni impianti, pur essendo stati appunto realizzati anche con spese rilevanti, attualmente non funzionino. Anche impianti realizzati da enti pubblici in zone cruciali, anche ai fini del controllo della sicurezza della nostra città capoluogo e anche degli altri centri urbani. Estenderò questa richiesta anche per gli altri più importanti centri urbani della provincia di Salerno, nell'ambito della circoscrizione della Procura della Repubblica di Salerno. Lei diceva che deve essere prioritaria questa necessità della sicurezza, insomma, anche per capire perché alcune amministrazioni non investano o non hanno attenzione per questi impianti. Io non lo so se non hanno attenzione. Certo che quando succedono dei fatti a distanza ravvicinata, tutti hanno giustamente la sensibilità di sottolineare questo aspetto. Non si sottolinea con la stessa evidenza, ecco, la reazione immediata dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine, che nel giro di poco tempo, e questo sta accadendo sempre più spesso, voi potete darmene atto, nella provincia di Salerno, nel giro di poco tempo scoprono gli autori anche di gravi delitti e, insomma, assicurano alla giustizia i responsabili. E allora, se esiste veramente questa esigenza di sicurezza, occorre anche che il cittadino venga posto di fronte all'alternativa di scegliere se sia più importante la sicurezza collettiva e anche individuale, oppure la riservatezza, che a volte viene appunto riservata a situazioni che forse non meritano una tutela tanto incisiva quanto quella che si deve apprestare per la sicurezza pubblica. Grazie.